Buongiorno a tutti, oggi voglio parlare di un argomento che è purtroppo ancora molto frequente e che interessa in gran parte anche persone giovani, giovani lavoratori, interessa in modo particolare alcuni settori sui quali questo meccanismo è un meccanismo di non ancora sradicato, quello che tradizionalmente viene definito il lavoro nero. Cioè la persona viene assunta e non viene messa in regola. Esiste questo fenomeno, avviene soprattutto in alcuni settori, spesso percentualmente più frequenti in alcuni settori, sto parlando dell'edilizia, dei servizi, imprese di pulizie, nel settore del turismo, in cui c'è un ricorso da parte soprattutto di piccole o piccolissime realtà aziendali ad un utilizzo di lavoratori, magari in maniera non continuativa, ma in alcuni casi anche con rapporti che proseguono parecchio nel tempo, senza regolarizzazione del rapporto di lavoro. E qui attenzione, la prima cosa da sapere. Soprattutto nel mondo dei giovani c'è una leggenda metropolitana, una cultura. Sì, vengo, mi dicono, sono stato assunto in prova per un mese, in prova per due mesi. E quando chiedi che cos'è mai stata fatta il patto di prova, per questi giovani essere in prova vuol dire essere non regolarizzati per due mesi. Il lavoratore anche in prova è un lavoratore assunto con un periodo di prova che eventualmente affronteremo in una prossima occasione come deve essere regolato il patto di prova, ma non è ammissibile far lavorare delle persone senza che queste persone vengano regolarizzate dal punto di vista contrattuale e dal punto di vista previdenziale. Il problema è che se il lavoratore vuole un domani chiedere che il periodo che ha fatto come lavoro non regolare venga appunto fatto emergere e veda riconosciuto il proprio rapporto di lavoro, deve provare qualcosa che non esiste in nessun documento. Non c'è una lettera di assunzione, non c'è evidentemente una busta paga. Se uno è in nero, viva Dio, è evidente che non ci può essere assolutamente nessun documento scritto. E quindi il lavoratore deve dimostrare che ha lavorato in quel posto, dimostrando l'esistenza di alcuni, la giurisprudenza dice, indizi di subordinazione. In modo particolare bisogna dimostrare quando uno ha lavorato, dove uno ha lavorato e l'elemento di direzione del datore di lavoro nei confronti del lavoratore. Cioè, in buona sostanza, cosa bisogna dire? Bisogna dimostrare quando cominciavo, quando finivo, che cosa facevo, dove lavoravo, con chi lavoravo, chi mi dava gli ordini. Spesso succede che il lavoratore arriva dopo parecchio tempo, magari anche solo dopo due mesi, e non ricorda più con chi lavorava. Allora, quando uno è assunto senza vedersi poi consegnare la lettera assunzione, senza avere la busta paga, bisogna fare una cosa semplicissima: prendere un quadernetto, un blocchetto d'appunti e segnare, non dico tutti i giorni, ma oserei dire tutti i giorni, gli orari che uno fa, dove lavora, che cosa è stato chiesto di fare, chi comandava. L'altra cosa, segnarsi i nomi di possibili testimoni che possono confermare che il lavoratore era lì. I migliori sono i colleghi, le altre persone che lavoravano con te, ma a volte possono essere anche i clienti, le persone che si incontrano, il postino che arriva, il vicino di casa, chiunque ti ha visto lavorare in quella realtà produttiva. Ma attenzione, prima di finire il rapporto di lavoro, l'ideale è segnarsi, sempre sullo stesso quadernetto,
il nome e il cognome dei possibili dei colleghi, il nome e il cognome della persona che ti vedeva tutti i giorni, al limite il vicino di casa che passava davanti al negozio per portare il cagnolino, nome e cognome della persona. A volte arrivano lavoratori e dicono: ah sì, io mi ricordo che lavoravo con uno che si chiama Luigi e che abitava dalle parti di Opera, lì da quelle parti. È una persona introvabile, è una persona assolutamente, è come non avere nessuno. Bisogna segnare nome, cognome e indirizzo. Attenzione, anche i numeri di cellulare sono numeri pericolosi, perché i cellulari cambiano, le persone poi non si trovano più, e quindi tenere i contatti con colleghi. Oserei dire anche l'ultima consiglio, il tentare di lasciare delle tracce, ottenersi le tracce, le poche magari tracce scritte che uno ha. A volte nei luoghi di lavoro il datore di lavoro lascia delle indicazioni scritte di cosa fare e cosa non fare, insomma, in buona sostanza. Paradossalmente dire ai propri amici: vienimi a vedere che sto lavorando in quel posto, cioè in buona sostanza ricordarsi di che un domani, se io voglio dimostrare l'esistenza di un rapporto di lavoro che assumo essere stato non regolarizzato, io quella cosa la devo provare. Se non sono in grado di provare che lavoravo lì, è di tutta evidenza che nulla posso pretendere da parte della legge e quindi da parte del magistrato. C'è un'ultima cosa che voglio segnalare. C'è una leggenda metropolitana che mi hanno indicato in alcuni casi, che sta diventando un fenomeno abbastanza ricorrente, ed è relativo al problema delle ferie. Cioè, c'è una leggenda metropolitana, soprattutto su alcuni cittadini di alcune aree di stranieri, alcuni stranieri, che ritengono che ci sia una tolleranza dal rientro delle ferie. Sì, vabbè, non mi pagano, ma normalmente si può rientrare dopo una quindicina di giorni. Non esiste. Quasi tutti i contratti collettivi del lavoro prevedono che dopo 3 giorni di assenza non giustificata il lavoratore possa essere licenziato, per cui quando c'è il termine delle ferie bisogna assolutamente ritornare al lavoro, e se per avventura uno non riesce a tornare al lavoro per incidenti, per malattie e quant'altro, deve tempestivamente, subito avvisare, e anche qui non avvisare con un SMS il proprio caporeparto. Bisogna mandare una raccomandata all'azienda, un fax, qualsiasi documento all'azienda, non lasciare un messaggio in segreteria telefonica al proprio responsabile di reparto e basta. Qualcuno addirittura ha scritto al portinaio dicendo di dire: io non arrivo in tempo, arriverò tra un po'. Se uno non riesce a rientrare, deve avvisare formalmente l'azienda in modo da poter giustificare la ragione del proprio ritardo. In caso di ritardato rientro, attenzione, che è molto rischioso. In ogni caso, se volete, appare sul sito il mio indirizzo mail. Se ci fossero domande, potete scrivermi. Grazie. We'll be right back.